Questa che vi insegno adesso è una ricetta facile facile. Basta sbattere uova con una magari prezzemolo, aglio che potete schiacciare dentro. Poi rigirarvi dentro le fettine panate, panarle col pane grattugiato. Adesso queste sono già panate e vi faccio vedere come friggerle. Salve cari amiche e cari amici. Benvenuti nel mio nuovo tutorial di gastronomia casareccia. Oggi faremo delle panate con verdura. Per quanto riguarda le panate, ebbene, prendiamo l'elemento principale. Le panate come potete vedere le ho panate ieri, le panate, ma non le ho fritte perché ieri ho fritto quello che ho mangiato. E qua, cosa che non faccio mai e che non raccomando, ma ho messo l'olio, siccome dovevo panarle tutte. E allora qua c'è l'olio con il rosmarino. Purtroppo, visto che ieri non ho potuto filmare, non vi ho fatto vedere come sbattere l'uovo col sale, l'aglio che ho schiacciato perché si mischi meglio, il rosmarino, bla bla bla. Però bisogna sbattere due o più uova secondo la carne che si deve poi panare, passare la carne per l'uovo, poi stendere. Io uso il pane grattugiato e panare la carne e poi friggerla. Friggerla nell'olio che adesso passiamo a riscaldare. L'olio deve essere a buona temperatura, non si deve bruciare, ma deve essere molto caldo in modo che subito si dora la panata, perché altrimenti si scioglie il pane grattugiato e se ne va via. E poi in un istante già si può togliere dalla padella. Allora, procediamo a cucinare. Intanto ho tolto dalla cozione a vapore le patate che stavano qua. E che altro ho fatto? Sto togliendo dal lavandino questa verdura qua, che non mi ricordo il nome. Che ho sciacquato in acqua e bicarbonato. Adesso svuotiamo il lavandino della sporcizia. Ecco qua. E lo riempiamo di nuovo. Mettiamo la padella a fuoco sostenuto in modo che si riavvivi, perché prima l'avevo messo a fuoco minimo perché è stato in frigo. Io voglio sfruttare quest'olio perché dovevo panare tutta questa carne ieri, ma non ho fatto a tempo. Altrimenti di solito
Frigo tutto in una volta e poi butto l'olio. Non lo riutilizzo. Sciacquiamo la verdura nel frattempo. Peccato che non vi ho fatto vedere come io sbatto le uova per fare l'opera di panatura. Intanto che si riempie d'acqua il lavabo della cucina, passiamo a vedere le panate. Eccole qua le nostre panate. Belle, belle. Le devo fare tutte, tutte. Ecco qua. Seguite le mie istruzioni e lo farete da esperti chef. Mettetele così dentro, eh. Qua va una. Qua va un'altra. Poi mi raccomando. Appena vedete che si dorano, le dovete girare. Cerchiamo forchettina. Come vedete, questa non è la cucina di uno chef professionista, è la cucina di Saint-Étienne. Quindi diamogli 30 secondi, grosso modo, se no vengono dure, ma non di meno. Intanto l'olio le ricopre anche sopra, quindi adesso andiamo a colarle. Come avrete potuto vedere, se non l'avete visto, ve lo insegno adesso. Mettiamo dei fogli tipo Scottets Casa in modo che assorbano l'olio in eccesso. Ma cerchiamo di scolarle bene nella padella in modo da non portare via tutto l'olio. Ecco qua. E ripetiamo l'operazione con altri. Se questo video vi piace, lasciate dei commentari e poi soprattutto condividetelo. In questo modo anche altri lasceranno dei commentari e voi mi aiuterete e mi aiuteranno anche gli altri. Come è già successo ultimamente, che una signora hawaiana, di cui non faccio il nome del canale, non il suo, ha commentato un mio video più di 130 volte, criticandomi aspramente, ma vabbè, ha fatto aumentare le visualizzazioni. Quindi mettete pollice in su o pollice in giù a questo video, ma commentatelo e condividetelo. E fatemi delle domande se ne avete. Adesso giriamo. Giriamo il velo. Iniziamo a levare. E questa operazione la dovrò ripetere tante volte, quindi non è che sto qui a filmarmi altra mezz'ora o quanto serve. Adesso iniziamo a levare questa verdura di nuovo dall'acqua. Perché già l'abbiamo sciacquato due volte.
dal bicarbonato, dalla soluzione di acqua e bicarbonato. Poi ho lasciato scorrere molto l'acqua. Diamo una girata a queste altre che ho messo. I pali sono più duri che le frasche. E dopo vi spiego come cucinarli. Che si scola. Cuociamo la verdura al vapore. Allora, i pali li mettiamo per primi. Ecco qua, cari amiche e cari amici. Ho messo tutte le panate con il rotolo della cucina, che in pratica l'ho finito, vabbè che non ce n'era molto, ma adesso lo ripongo, ce n'avevo un altro, track, in modo che si scorre tutto l'olio, e qua sta bollendo i paletti della verdura. Adesso ci metteremo le foglie, bastiamo, vedete il vapore, non attivo l'aspiratore perché di umidità, perché ci vorrebbe, ma se no non riesco a parlare. Vedete il fuoco acceso? Lo vedete? Lo vedete al massimo e lo vedete al minimo. Bravi, lo vedete. E adesso guardate come metto nella pentola le foglie di questa verdura che mi sono scordato, di cui mi sono scordato il nome. Voi, se sapete come si chiama questa verdura, scrivetelo nei commenti. Io la preparo così, a vapore, questa verdura. Ieri ho mangiato con insalata. L'insalata, volevo fare un tutorial, no? Preparando l'insalata, ma ieri non ho potuto filmare, ma voi di sicuro sapete come si fa l'insalata, no? Io sbatto l'olio con il limone. Voi come fate? Ci metto anche un po' di aglio schiacciato dentro, peperoncino, spezie. Non ci sta tutta, sto tribolando. Ecco qua, bella schiacciata dentro. Adesso aumentiamo pure un po' il fuoco. È un pasticcio, adesso devo passare lo straccio perché si è tutto impiastricciato. Vi volevo fare vedere l'insalata di ieri, che oggi non la preparo, ma può durare fino a domani. Eccola qua, la mia insalata, la lattuga più l'insalata da taglio. E con questo è tutto, care amiche e cari amici. Spero che questo tutorial di gastronomia casareccia vi piaccia.
È tutto, primo, perché mi si sta surriscaldando questo mio vecchio Nokia Asha 302, secondo, perché il video sta venendo troppo largo e vendrà troppo pesante per editarlo. Altrimenti vi facevo vedere come si impiatta, come servivo la verdura e come si impiattano le panate, come si apparecchia la tavola e come si mangia. Ma tutto questo in parte ve lo farò vedere in un altro video, non perché lo filmo adesso, lo filmerò quando potrò, ma in parte voi già lo potete vedere nel mio canale di YouTube se andate a vedere tutti gli altri miei tutorial di gastronomia casareccia. E vi chiedo non soltanto di commentare questo mio video per farmi sapere cosa ne pensate, di iscrivervi al mio canale, subscribe in inglese. Di dare like a questo video, dislike se non vi è piaciuto, ma anche di commentare tutti gli altri miei video di gastronomia casareccia, oltre che a guardarli. Per vedere se c'è qualcosa che vi può interessare, andatevi a guardare, poi commentateli per farmi sapere cosa ne pensate e condivideteli se potete. Condivideteli quante più volte vi è possibile. Però andate a cercare nella mia cartella del mio canale tutorials di gastronomia casareccia e se volete andate anche a guardare nelle altre cartelle di riproduzione o nella voce video, video nuovi, video vecchi, più visti. Vi ringrazio ancora una volta. Qui il vostro chef Sant'Enciani vi lascia e a presto.